come ti dico io, sì o no? No! Fantozzi pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo. Buongiorno, signor Prete, signor Monsignore. Prego, figliolo. Senta, io vorrei far dire una messa. Pro o contro qualcuno? Contro. Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000. Cantata. Lo odi molto, figliolo. A quell'iniziativa privata di Fantozzi ne seguirono altre collettive. Se mi cercano sono uscito, eh? Sì, canarino, l'ho pulito. Sì, vabbè, buonasera. Capisse una volta. Padre, io devo parlare. Guarda, scusami, ma adesso io devo andare. Adesso mai più, ho bisogno di confessarmi, la prego. Va bene, accomodati. Inginocchiati. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bentornato, Don Gelè. C'è. Per forza c'è. Se ci sono le mele verdi, il mare, gli scoiattoli e la pioggia, c'è. E se piove uguale sia sui ricchi che sui poveri, per forza ci deve essere. Dio c'è. E come se c'è? Se no i treni dove vanno? Se no i sogni perché si fanno? Se ho imparato a farmi il caffè da solo, c'è. Se ci sono le sere con la luna, c'è. E se a Dio ci parli come a un uomo e ti esprimi male e lui ti capisce lo stesso, c'è. Se nascono i bambini che quando diventano grandi si dividono a seconda della maglia della squadra di calcio, ma poi si uniscono tutti insieme per gridare Forza Italia, allora Dio c'è. Per forza c'è. Dio, dimmi che la luce che rimbalza sulle ali dei gabbiani può arrivare anche dentro di me. Dimmi che se cade una stella non lascia il buco. Io non sono capace di piangere, ma Dio, dimmi che Dio c'è.